Ebbene, fate caso, ma ciao, sono il vostro Mino e oggi risiamo qua per il terzo e credo ultimo episodio delle del settipelago dell'isola Spumari, quello che è. Le isole Orange, ecco, le isole Orange. Le isole Orange che Ash fece con il suo bellissimo Lapras, andando in giro con il dorso del Lapras, invece noi andiamo in giro a dorso di un Farfetch. Perché noi siamo fighi e coatti. E diamo il benvenuto, come sempre, a Shido e Ron che sono con noi. Ciao! Ciao a tutti! Ciao ragazzi, ciao! Questa è la voce di Ron che noi ci immaginiamo, perché nemmeno noi l'abbiamo mai sentita. Mi sa che sarà tipo... Se poi tipo arriva e sentiamo tipo ciao! E noi, ah oh, c'è una persona nuova sul TS! Ma veramente sono io Ron? Se vabbè Ron, dai, non ci fare gli scherzoni! Per me lui un giorno farà così e noi non lo riconosceremo. Sì, ma basta, è buono, stai zitto Ron. Ok ragazzi, abbiamo preso lo zaffiro e il rubino, quindi bisogna portarlo a Celio, no? Mi sa di sì. No, quello ce l'ha rubato il Ah già, è vero, vedi, mi dimentico le cose. Ce l'hanno rubato, bisogna andare a Quintisola. Sì. È a Settisola? E Ron e Jelly, ovviamente. Allora, ci siamo? Finalmente. Di nuovo. Ma poi io voglio capire chi è in mano al Team Rocket. Cioè, Giovanni è andato via, non c'è più. Chi è ora a capo del Team Rocket, ragazzi? La domanda è questa. Chi è al capo del Team Rocket? Per me è Shido. Perché soprattutto, ragazzi, ora facciamo questa lotta, poi dopo Shido si leverà il cappello e vedrete una cosa. Oh. No, Shido, dopo ti devi levare il cappello. Non è giusto. E dopo, ragazzi, vedrete la verità. La scomoda verità di Shido. Un ratata al 50. Bello. Wow. Potente. Ma davvero, io da piccolo il mio sogno era avere un Caterpie al 100. Me lo ricordo sempre. Perché sì, perché mi garbava. Non volevo farlo evolvere al 100, così è dritto. Bam, bam, bam. Non mi ricordo mai contro i Pokémon veleno cosa devi usare. Terra, psico. Terra? Ah sì, terra, perfetto. Poi mi devono spiegare perché la terra è super efficace al veleno. Ah, salutiamo anche Mina che è qui. Ciao. È questa figura verde. Con la maglietta verde accanto. Ah, perché è verde? Ti si vede il braccino. Ok, perfetto. Se... battuto uno, rimettiamoci il Max Repellent. Max Repel, perché sennò non si può andare in giro. Ah, oh, guarda un po', non l'avevo visto quella Pokéball. Eccolo, attenzione, Shido, ti toglie il cappello. Rullo i tamburi, ragazzi, rullo i tamburi. 3, 2, 1. Boom. Questi ragazzi sono i capelli. Guardate. Sono bellissimi. Cosa c'è di male, poverino? No, ma guarda, rimetti il cappello, è un'altra persona. Cioè tu dici, no, ma chi è questo qua? Cioè, se non c'era scritto il nome, io senza cappello, io... Bone, ciao. Si è aperta la porta, siamo dentro. Oh, no, di nuovo queste cose. Ok, bisogna andare di sicuro di qua. Di qua di sicuro. Ok, siamo fermati. Questa zona è difficilissima. Di qua? Io okay. Ti aspetto alla fine perché sì. Sennò... uccidiamo questi, stiamo andando un po' a rilento per via degli allenatori che ci sono, ma intanto gli sfondiamo il... Nella tutta la serie di Pokémon hanno fatto due Pokémon di fuoco belli a forma di cane. Growlithe e Houndoom, sono sempre andati sul sicuro, cioè quelli lì proprio l'hanno fatti davvero bene. Anche proprio disegnati bene. Quelli non mi hanno mai deluso. Ancora un altro, ma fallo evolvere. È 49, fallo evolvere. Via. Lo starter di Sole e Luna sarà un cane di fuoco. No. Boh. Anche. No, ma te non lo sai. Cosa? Sei della Nintendo, non lo sai. Non posso dirlo. Ah, ok. Hai ragione. Ok, andiamo dov'è Ron?
qui? Io mi vedo tutte e due che girate. No, ma a me mi sta andando a casaccio. Perché mi è finito lassù? Ah, ok. E ora dove, Ron? Sopra, sopra, sopra. Su, su, su. Batto lui. Batto lui, perfetto. Non ricordare a memoria tutti i passaggi, Ron. No, per me l'ha finito. Tu ti ha fatto un casino di account e l'ha finito mille volte. Il Machamp al 48, ma un Machamp. Avevi più possibilità. Non avevo qualcuno con cui scambiare. Poveraccio. Oh, solo! Ron ha sbagliato. Attenzione, attenzione. Attenzione, ragazzi, Ron può sbagliare. Ok, Ron adesso non ha sbagliato, dai. No, non ha sbagliato. Ora avanti, no? Dobbiamo andare avanti. Bisogna superare senza... Asp. Se non ho giusto, Mino. Vai, vai, vai. Quel corridoio. Attenzione, attenzione. No, repellente no. Non mi serve. Attenzione, eccolo, arrivato, arrivato. Arrivato. MT36. M'ha dato. Ok, sono qua su. Do devo andare? Devi andare giù dove sto io. Nido Queen è morto, ma c'è Farfetch. Attenzione ragazzi, attenzione, attenzione. Attenzione che arriva, arriva. No, potevo fare knock-off, knock-off. È morto! Attenzione, lo leva e mette Vileplume. Cioè, ha elevato un Mach per mettermi un Pokémon d'erba contro un Pokémon volo. Ma che problemi hai? Golbat. E noi li mettiamo... Zubat. No, mettiamo The King. Mettiamo The King o fagli male. E... Come critico? Vabbè, tanto non è niente. Ma guardalo. Cioè, non gli hai tolto niente. No, ragazzi, la fermi tutti. Devo ricurare. Dov'è? Oddio, non mi ricordo più dove ce l'ho. Nidoqueen. Ok, Nidoqueen di nuovo in vita. Hanno fatto il bug del revitalizzante, ma è ottimo. Non lo sapevo. No, che se no era un casino. Se no, ora sì, ora potevo perdere. Vai, boom. Ok, gelo raggio. Ragazzi, salva sempre i culi, gelo raggio. Ricordatevelo sempre i culi. Per i culi, gelo raggio. Ok. No! Già dopo che faccio gli shiny. Oh! E sei rimasto ancora di shiny. Oh sì, paralizzato, grandissimo. Sì. No, difesa speciale cala, porcaccia la miseria, no. Vai. Bam. Perché c'è Gelaggio che ha finito di PP. E non è nient'altro. E c'ho Body Slam. E beh, meglio. No, me lo batte perché mi ha levato, mi ha abbassato la difesa speciale. Fortuna. Sì, sì. Ok. Sì. Curatelo perché dopo c'è stato l'ultimo da battere. Come? Ancora? E l'ho scienziato pazzo. No. Oh signore ragazzi, non finisce mai questa epidemia. Ok. Dai, abbiamo quasi finito, abbiamo quasi finito. Dai. Ok, sì, va bene. Andiamo sopra. Questo ragazzi, ecco il nuovo capo, vi presento, del Team Rocket. E andiamo a fargli Uguletto. Siamo senza gelo raggio, ma ce la facciamo lo stesso. Ce la facciamo. Noi stiamo comodi qui, loro stanno sorseggiando te di là, mentre... Ma c'è tutti... Torreccia! No! Via. Le abilità dei Pokémon rompono le palle. Come vigore di Geodude, come statico di Pokémon elettro. Sembra una cavolata, ma cioè, invece di fare Thunder Wave, il Pokémon se ti tocca è già paralizzato. È fuori. Guarda che funziona solo con gli avversari, a te non funziona mai. Bello questo. Mi sono sempre garbati, Voltorb Electro. Belli.
Sonic Boom, che non ho mai capito cosa sia il Sonic Boom. Se non sbaglio dovrebbe togliere un quantitativo di PSP come i Red Dragon. Ah, però il Red Dragon è più bella. Ciao Porygon, ciao Porygon, cioè guarda la mia mano, ciao Porygon, ciao. Ne mancano due. Mamma mia, dai, per favore. Dai, una tela a prendere, dai. Una tela. Triattacco? No, non paralizzarti, sa? Non paralizzarti perché se no. Dai, breccia! Oh, buttalo giù! Sì! Ragazzi, troppo forte. Dai, ultimo chi c'hai? Magnemite, di sicuro. C'è Magnemite. Eccolo mai. Ragazzi, sono un genio. Un genio? Sì, resiste! No! Via! No! Io scommetto che lo batte lo stesso. Dai, che ce la puoi fare. Per me lo batte, ragazzi. Io ci credo. Ragazzi, attenzione. Ragazzi, è lui. È lui. Che ci si può fare? Niente, è lui. Cioè, elettro, acciaio. Boom, morto. Lacerazione, ha lacerato l'acciaio. È un mostro, ragazzi, è un mostro. Ok, il nuovo logo di Mino sarà un Farfetch. Sì. È deciso. Per questa serie sarà il Farfetch. Ok, finito? Ti ha dato il rubino. Non lo so, non l'ho visto. Dov'è? Te lo dovrebbe aver ridato. Così lo sì, il rubino, ce l'ho. Ok, così lo diamo a cosa. Ok, usciamo. Ma c'è qualche oggetto che bisogna trovare qua, no? Mi pare di no. Ok, perfetto. Allora, voliamo a Primisola. Vai. Mettilo lì, che tanto so dove andava. Vai, metticelo. Oh, yeah, bravissimo, visto? La net. Minocilda, I did it, l'hai fatto. Yes, bravissimo. Manager, Owen Region. Ah, ok, è per Owen. Minocilda, cosa che mi dai? Niente. No, allora, no, fermi tutti, perché qua succede qualcosa, ti spacco tutto. Mi riprendo lo zaffiro rubino perché l'ho trovati io, sono miei. No, via ragazzi, non mi dà niente. E quindi che si fa? No, niente. Cioè, adesso è sbloccata la grossa, cioè questo si poteva fare, giusto? Veltal, Ron. Sì, ok, quindi non c'è nient'altro da fare, è sbloccata la grotta, ottimo. Va bene, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio, proviamo a catturare Mewtwo nel prossimo episodio, ma è tipo una cosa difficilissima qui che poi vedrete, non vi dico niente, vedrete i passaggi che dovremo fare per andare a catturare Mewtwo, non è che non è come vai Celestopoli, entra nella grotta, trovalo, catturato, fine, con la Master Ball, no. È molto più difficile, quindi vi aspettiamo in un prossimo episodio da Mino, Shido e Ron, è tutto. Vai, alla prossima. Lena allo studio, ciao ragazzi. Iscriviti al canale. Dai. Tu. Iscriviti. Mari. Ciao. Tu. Iscriviti. E aspetta.